Buongiorno Elga, parleremo poi delle riforme costituzionali, però con la nostra ospite Paola Taverna, senatrice del Movimento 5 Stelle, romana, che conosce anche la realtà in cui insomma, versa la capitale. Gli chiediamo subito qual è la situazione in questo momento in Campidoglio. Si era parlato di un'assenza ancora della lettera di dimissioni del sindaco Marino e soprattutto come vede adesso il Movimento 5 Stelle e prosegue di questo cammino in questa voragine che si è aperta nel Comune di Roma. Buongiorno, anzitutto. Gli ultimi atti di Marino continuano ad essere confusionari, né più né meno di come è stata tutta la sua partecipazione come sindaco alla vita di questa città. Sembra che la lettera di dimissioni sia stata protocollata, dico sembra perché purtroppo ci sono notizie contrastanti. Sapevamo che questa mattina il sindaco si è dedicato a celebrare un matrimonio, il che ci dà un pochino l'idea di veramente di non capacità di individuare quale sia il momento drammatico che sta vivendo questa città. E io mi permetto di dire, fuori dal discorso Marino, che purtroppo è stata una pagina triste della città di Roma, noi abbiamo un'assenza di qualunque tipo di indicazione da parte del Premier Renzi. Il Premier Renzi non ha detto assolutamente nulla, rimane muto davanti al crollo del Partito Democratico nella capitale, rimane muto davanti a una gestione assurda della riforma costituzionale all'interno dell'Aula del Senato e veramente la città come il Paese in questo momento sono abbandonate, ostaggio nelle mani del Partito Democratico. Questo per noi è veramente inconcepibile. Vi sentite pronti a governare Roma quando ci saranno le elezioni? Sembra che si vada a votare a maggio dell'anno prossimo. Noi siamo pronti a governare Roma, l'hanno dimostrato solo 4 consiglieri all'interno della sede capitolina che sono stati capaci anche con lo scandalo ultimo dei scontrini di essere incisivi su una gestione ormai che permettetemi di usare il termine risulta essere delinquenziale. Roma è stata investita da uno scandalo pazzesco all'inizio di dicembre che riguardava Amancia Capitale, che sarebbe stato quello il momento giusto per dare le dimissioni e per chiedere ai cittadini romani da chi volessero essere governati. Abbiamo visto Roma in ostaggio per un anno in balia del nulla da parte del Partito Democratico che la lascia 2 mesi dal giubileo senza un progetto, senza un programma. Noi chiederemo formalmente a Renzi che tipo di intenzioni ha per questa città che si vede fra neanche 2 mesi invasa da 30 milioni di pellegrini. Crediamo veramente che il Partito Democratico abbia dato il peggio di sé in questa gestione. C'è una ipotesi, il candidato del Movimento 5 Stelle a sindaco di Roma, Alessandro Di Battista, ha fatto sapere che lui non si candida. Paola Taverna sarebbe disponibile? No, ognuno dei componenti del Movimento 5 Stelle che sta ricoprendo una carica istituzionale non può lasciare quella carica per andare a concorrere per un'altra. Io voglio ricordare che però Alessandro Di Battista come Paola Taverna erano dei sconosciuti, oggi sono chiamati da parte della cittadinanza a ricoprire un incarico sicuramente onorevole e molto importante e non possiamo farlo, ma siamo tranquilli perché in virtù della nostra esperienza sappiamo che ci sono tante persone oneste e preparate a Roma, svincolate dal concetto di partiti che come ha imperato, sicuramente sarà con la rete, sicuramente sarà tramite una selezione importante di candidati che daranno il loro curriculum e verranno giudicati da un'ampia platea di persone. Ultima domanda telegrafica sulle riforme, oggi si dovrebbe concludere, manca l'articolo 39, voi avete sempre espresso un giudizio fortemente negativo sulla riforma del Senato, lungo questo percorso è cambiato qualcosa o mantenete questa impostazione? No, il giudizio è peggiorato perché a fronte comunque di una riforma imposta dal Partito Democratico e dalla maggioranza sono presenti delle incongruenze concrete a livello lessicale, a livello di compartecipazione dei vari articoli al progetto costituzionale che sembrano essere veramente opera di incompetenze. Allora o noi siamo in mano degli incompetenti o noi siamo in mano a delle persone che dietro alla riforma costituzionale hanno un altro progetto. Nessuna delle due cose ci piace, vogliamo la trasparenza e la chiarezza e purtroppo quello che esce fuori dall'Aula del Senato è un pastrocchio inimmaginabile di norme che non vanno d'accordo la prima con l'ultima. Grazie, grazie Taverna, grazie Alessandro. Il referendum è obbligatorio. Grazie a voi. Allora riprendiamo.